Sono ancora molte le zone del Teramano prive di corrente elettrica. I dati ufficiali della prefettura sono ben lontani dalla situazione che vivono i cittadini. La realtà è nettamente superiore a quanto ufficializzato. Questa è la condizione denunciata dal blogger dei Due Punti Giancarlo Falconi, che da ieri mattina con un gruppo di cittadini e col rappresentante dell'associazione consumatori Robin Hood, Pasquale Di Ferdinando, presidia la sede dell'Enel in Viale Bovio, facendosi portavoce delle tante famiglie ancora in difficoltà. Le interviste con gli aggiornamenti nel nostro servizio di approfondimento. Il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, ha indetto per il 16 marzo alle 19 un'assemblea pubblica al Camping Holiday per illustrare ai cittadini della zona i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino degli argini del fiume Salinello, compromessi dall'alluvione del marzo 2011. All'assemblea parteciperanno il presidente della provincia Renzo Di Sabatino, i tecnici e la ditta affidataria dei lavori. Si illustreranno altresì le questioni riguardanti lo spiaggiato e il verde pubblico, con riguardo agli interventi sulle piante abbattute dagli eventi atmosferici del 5 marzo scorso. Sabato 21 e domenica 22 marzo va in scena nel suggestivo Borgo di Atri il grande spettacolo delle giornate FAI di primavera, la storica manifestazione del FAI giunta alla 23esima edizione. La città ducale metterà a disposizione dei visitatori i propri scrigni monumentali e per la prima volta garantirà l'apertura dell'antica filanda, un vero gioiello di archeologia industriale rimasto chiuso al pubblico per oltre 60 anni. Le interviste e i dettagli del programma nel nostro servizio di approfondimento. Partiranno entro aprile i progetti Bicibus e Piedibus, voluti dall'amministrazione comunale di Pineto. Alla presentazione, l'assessore all'istruzione Daniela Mariani ha dichiarato: «Ci siamo fatti promotori di questi progetti perché crediamo nel loro grande valore sociale ed educativo. Andare a scuola a piedi o con la bici, ovviamente adeguatamente accompagnati, porta al bambino una maggiore conoscenza del suo territorio e delle regole anche stradali. Ha concluso, rappresenta anche una maniera diversa di socializzare, di conoscere la legalità e di prevenire l'obesità infantile». Questa sera, dalle 20 alle 22, presso la Cattedrale di Teramo, si svolgerà l'ultimo appuntamento delle tre serate di spiritualità con il Vescovo Michele Seccia. Queste e altre notizie su www.teramoweb.it, la web TV per la provincia di Teramo e per la diocesi di Teramo-Atri.